usano dei tessuti ovviamente sintetici, lavorano 24 ore su 24 ore, fanno molto nero e quindi quella è la fregatura nostra. Rossella è una sarta che a causa della concorrenza cinese sta chiudendo il suo negozio. Quello che vedrete adesso è un viaggio nel mondo del commercio, in quella competizione sempre più difficile tra italiani e cinesi. Sono ormai demoralizzata, secondo me non c'è più niente da fare. L'italiano compra solamente dai cinesi, quindi bassa qualità, non c'è più la cultura del Made in Italy. In una sartoria cinese, per fare l'orlo di un pantalone bastano soltanto pochi euro. 5 euro, ma jeans 4 euro. Jeans no, 5 euro. Jeans 6. Per un vestito intero? 40. Tu cuci anche vestiti da donna? Quanto costa? 50. L'abito su misura viene attorno alle 300. Per quanto riguarda una riparazione, per esempio un pantalone da uomo, quanto chiederesti? Dalle 10 euro ai 15 euro. Riassumiamo. In una sartoria cinese, per l'orlo ad un pantalone ci vogliono 4, 5 o massimo 6 euro. Per realizzare un vestito, invece, si pagano 40 o 50 euro. In una sartoria italiana, per un orlo, si pagano 10 o 15 euro. Per cucire un abito si va da 300 euro in su. Qui siamo in un negozio di abbigliamento cinese. Quanto costa quel maglione grigio là in alto? E invece un pantalone nero, quanto costa? Nello la 10 euro. Un giubbino? Quella 45. Compriamo gli stessi capi in un negozio italiano. Quindi questo costa 119 e questo? 39,90. 39. Maglione? 19,90. In sintesi, nei negozi cinesi, maglione, pantalone e giubbotto ci costano 70 euro. In quello italiano, 178. Passiamo al campo della telefonia. Per riparare un iPhone 5S, quanto costa? 70 euro. Quanto tempo ci metti? Un'ora. Nel negozio italiano ci rispondono così. Mi firmo il telefono, sono già rigenerato, paghi. Dovrebbe essere comunque sui 2,70. E il telefono te lo danno subito o passa? Devi aspettare qualche giorno che arrivi. Ma come mai dei cinesi con 70 euro te li aggiustano? Beh, innanzitutto ti mettono il vetro che non è quello originale. Ma è originale? Che poi non ti cambiano tutto il telefono, ma ti cambiano solo il vetro. Quindi è un'operazione che non è semplice, perché devi scollare proprio il vetro dal display, da cristalli liquidi, dalla parte dove c'è il touchscreen. Quindi se sbagli... Siamo andati a chiedere spiegazioni ai negozianti cinesi. Senti, non fare questo giochetto che non mi piace. Okay. Ma che voglio soltanto sapere, come si fa, come mai nei negozi cinesi... La competizione tra negozi cinesi e negozi italiani riguarda anche il mondo dei parrucchieri. A fianco al suo magazzino è aperto un negozio cinese. Sì. E a quanto fanno la piega? A 8 euro. Lei? 16. Quanto costa una piega? 7. 7 euro. Ah, 6 euro così. La piega da un parrucchiere cinese costa 6, 7 o massimo 8 euro. Nel negozio italiano costa 16 euro. Con una piega a 6 euro, come riuscite a farla? Uscita, zeta. Una piega a 6 euro è possibile? Se non paghi le tasse, forse sì. L'hanno fatto lo scontrino? Le hanno rilasciato lo scontrino? No. Le hanno fatto lo scontrino? No. Voi dovete farla per legge la ricevuta fiscale. La buttano via la ricevuta, non è colpa mia. Lei ci sta disturbando. Ma c'è di più. Andiamo a comprare una maschera per capelli. Io vendo un prodotto professionale di stiratura per capelli, regolamentare al 1000x1000, a 30 euro. Nel negozio italiano una maschera per capelli costa 30 euro. Nel negozio cinese spendiamo 7 euro e 50 centesimi. Lo portiamo da un cosmetologo. Le istruzioni dovrebbero essere in italiano. In teoria questo prodotto non è commercializzabile in Italia. Da dove vengono questi prodotti? E che valore la foto?
Aspetta, aspetta. Secondo chiamo una televisione. Ti facciamo le domande. Ti stiamo chiedendo ecco. Da dove vengono? Oh. Lascia stare la telecamera. Vai via prima questa. Dammi il prima vuole fare di cose. Vai lontano. Prodotti regolari che in Italia non sono commercializzabili. Ma come arrivano sugli scaffali dei nostri negozi? I più grandi trader e i più grandi armatori che trasportano merci nel mondo sono i cinesi. Nel porto di Napoli parlai con gli ufficiali portuali, mi dissero che un container ne sdoganava 5. Nel momento in cui tu in un porto hai 700.000 container che ti arrivano in un anno, e tu hai un certo numero di persone che ne possono controllare 700, è chiaro che non puoi che alimentare una furberia da parte di qualcun altro. Decidiamo di comprare alcuni giocattoli. Ma è sicuro, è stato prodotto in Italia, sono tranquilla. Sì, queste sono tutte certificate. Quanto ti devo? 90. Portiamo i nostri acquisti all'Istituto per la Sicurezza dei Giocattoli. Si generano piccole parti da questi peluche, in particolare si stacca l'etichetta plastificata. Qual è il rischio? Il rischio è che il bambino possa ingerirla dopo averla staccata e possa quindi questa etichetta provocare soffocamento. Sul passeggino abbiamo effettuato un test di resistenza e questo passeggino caricato con 50 kg si piega e arriva a terra. E potrebbe fare male a un bambino che eventualmente si siede... Cercasse di sedersi sopra. Invece in questi giocattoli abbiamo notato che la marcatura CE non è conforme alla marcatura CE originale. Questa è la marcatura corretta, sono due cerchi tangenti. E invece qui vedete una marcatura CE non conforme perché la lettera C e la lettera E sono troppo vicine. Noi abbiamo comprato questo passeggino prima, è un articolo per bambini, lo abbiamo portato a fare un controllo all'Istituto per la Sicurezza dei Giocattoli ed è risultato non essere a norma. Un bambino giocando può caderci sopra. Io ti ho chiesto se era sicuro per un bambino di 3 anni e tu mi hai detto di sì. Questi passeggini fatti in questo modo non sono sicuri. Questi ferri che reggono tutto, guarda in quanto si piegano. Vuoi provare? Vuoi provare a metterci un peso di 50 kg su un ferro del genere? Io non voglio discutere con lei, capito? Io qua devo lavorare. Tu pensi che un prodotto venduto ad 8 euro possa essere un prodotto sicuro per un bambino? Sì, anche un prodotto da 1 euro, sono sicuro di poter vendere.